Ci troviamo a Colonnella, provincia di Teramo, al Palasport di Colonnella per il terzo turno di Coppa Italia tra il Colonnella e la Virtus Castelfrentano. Da questo lato con la maglia bianco-azzurra e il Colonnella e con la classica giallo-rossa la Virtus Castelfrentano. Il direttore di gara, il signore Tribuiani della sezione AIA di Teramo. Ecco, c'è l'ingresso in campo per la terza di campionato di Coppa Italia. Saluto il pubblico. C'è il sorteggio del campo. Salutano. Abbiamo una panchina corta. Il direttore di gara va a controllare la rete. Qua si salutano. Bocca al lupo. A posto, allora qua è la panchina nostra? Ok. Sono due tempi da 30 minuti. Ragazzi, mettetevi lì. A posto? Ah, c'è ma... C'è l'inizio del primo tempo, due tempi da 30 minuti. Dai raga, dai! Ecco le nostre ragazze con la classica ma direttore di gara. Miss Anna è capitano, indossa la fascia del capitano. Erika si infrarisce, l'ha mandata sul fondo. Erika, portiere, sempre sul tiro di Erika. Ah. Oddio, quasi si sono mangiato un gol. Il colonnello si è mangiato un gol. Adesso batte pure il calcio d'angolo. Niente, la nostra Erika non si fa sorprendere.